La forte ondata di maltempo, che ha interessato anche la provincia di Teramo con vento e nevicate anche a bassa quota, ha creato non pochi disagi. Diverse le segnalazioni per alberi caduti e richieste di intervento, decine le chiamate di soccorso giunte al comando dei vigili del fuoco. Interventi su gran parte del territorio, dal mare alla montagna, come a Cesa Castina nel comune di Crognaleto, dove è stato soccorso un mezzo della società TUA finito fuori carreggiata senza alcun danno, mentre percorreva la strada provinciale che conduce al paese. Certo, è stato un fine settimana molto impegnativo perché diciamo che le condizioni meteo per il vento hanno influito sulla costa e per la neve hanno influito sulla parte montana della provincia. Diciamo che sono stati fatti diversi interventi, la maggior parte dei quali, circa il 50% su 25 interventi circa che abbiamo fatto, anche il 70%, ha riguardato alberi pericolanti, elementi, piccole coperture pericolanti, incidenti stradali dovuti al vento e quant'altro. Mentre in montagna c'è stato un problema sulla neve, diciamo, chiamiamolo così. L'intervento, forse un po' che c'ha il primo intervento, che è stato quello un po' più impegnativo, è stato un incidente che ha riguardato un pulmino del TU a Cesa Castina, nel comune di Grognaleto, che fortunatamente a bordo c'era solo l'autista, fortunatamente nel senso che non c'erano bambini. E diciamo l'intervento dei vigili del fuoco, coordinato anche diciamo, in collaborazione anche con altri enti della provincia e della regione. Siamo riusciti a rimettere in strada il pulmino, poi sono intervenuti i meccanici della TUA e l'hanno portato via, insomma, quindi è stato veramente un fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco. Nel territorio di Valle Castellana la strada provinciale 52 per macchia da sole è stata chiusa al traffico in via precauzionale per una serie di slavine che hanno interessato i bordi e la carreggiata. Una decisione presa dalla provincia che gestisce il tratto dopo aver sentito il sindaco Camillo D'Angelo. Sì, purtroppo la neve è stata tanto, una neve molto pesante, piena d'acqua, con una consistenza molto difficile per questo periodo. È una slavina nei punti che già conosciamo, non ha consentito il passaggio, quindi ha fatto in modo che la provincia chiudesse la strada. Ad oggi la situazione com'è? Oggi la situazione è sotto controllo, le strade sono state comunque tempestivamente pulite, le imprese hanno lavorato incessantemente su tutto il territorio, chiaramente un territorio difficile che ha bisogno, come già detto, di interventi strutturali importanti. Interventi che sono stati fatti, sono iniziati almeno i lavori, visto che lì c'è la solita problematica della viabilità? Sì, molti lavori sono stati fatti, per questo ringrazio l'amministrazione provinciale, ma naturalmente molti altri interventi sono da fare. Noi abbiamo fatto un piano, concordato con la provincia e speriamo naturalmente che queste somme stanziate sul territorio di Valle Castellana siano spese al più presto.